Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie a Gabriele Frasca di essere qui con noi, a Marilina Giaquinta che conduce come al solito l'incontro, che fa parte della rassegna Un autore, un libro, dove abbiamo invitato tutti i selezionati dell'ottava edizione del Premio Nazionale Elio Pagliarani. Però Gabriele Frasca non è un semplice selezionato, Gabriele Frasca è il poeta che ha vinto con la sua raccolta Lettera a Valentinov il premio nazionale Elio Pagliarani, sezione poesia edita. E quindi diciamo sono molto contenta che sia qui con noi. Ricordo che il premio è una delle attività dell'associazione e che diciamo, persegue un programma, tenta di perseguire un programma. Nutrito programma di incontri con gli autori, non solo, ma anche di ricerca, e la ricerca in questi ultimi anni si è orientata verso il settore dei libri dedicati, e quindi è stato pubblicato un libro con tutte le dediche a Elio Pagliarani e saggi di studiosi e professori che si sono preoccupati del genere dedica, dall'antichità ai giorni nostri. Questo libro è uscito da poco, a me le copie non sono ancora arrivate, si trova in libreria e questo è un settore della ricerca seguita dall'associazione. Poi è stato pubblicato un altro libro con un'antologia degli articoli che sono usciti negli ultimi 4 anni sul periodico scientifico Rosso Corpo Lingua. E gli articoli hanno riguardato sia gli aspetti della poesia visiva che gli aspetti legati alle varianti d'autore, e quindi ci sono degli studi molto importanti, ad esempio di Marianna Marrucci, su tutte le varianti della ballata di Rudi contenute nell'archivio Elio Pagliarani. E l'attività, diciamo, scientifica quest'anno si rivolgerà alla pubblicazione del libro, del volume sull'archivio Elio Pagliarani. Ci sarà un convegno, probabilmente nella mattina stessa del premio, della nona edizione del premio, che anzi sicuramente nella mattina, che si terrà il 25 maggio 2024, sempre al Palazzo delle Esposizioni. E dopo aver fatto tutto questo discorso, lascio che Marilina Giaquinta introduca la figura importante di Gabriele Frasca, che opera da moltissimi anni, non solo come poeta affermato, ma anche come storico della letteratura, come critico letterario, come studioso. Lascio la parola dunque a Marilina Giaquinta. Mi ricordo che Gabriele è venuto anche in biblioteca per uno dei seminari che la biblioteca fece sulla oralità in poesia. Perché segue, dopo ti farò qualche domanda, perché segue alla Federico II di Napoli dei progetti, insieme col professor Alfano, mi sembra, proprio sugli aspetti legati alla oralità in poesia. Bene, lascio la parola a Marilyn. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. Avevo a mutolino il microfono. Allora, buonasera a tutti. Questa sera il mio compito è molto arduo e quindi io spero che il mio ospite, il nostro ospite, mi aiuterà in questo compito arduo, che è quello di presentare un personaggio e un ospite che ha fatto tantissime cose, che ha un curriculum sterminato, per cui è già stato difficile tirare fuori alcune notizie sul professore Frasca, e poi perché parliamo di un libro che lo ritengo molto complesso, che mi ha molto, come dire, messo alla prova, anche se poi lui al telefono mi ha detto: basta leggere a voce alta e la mia poesia, come per magia, diventerà chiara. E quindi,
Cominciamo dal fatto che è professore di letteratura comparata, media comparati e letteratura italiana nel corso di laurea di scienze della comunicazione all'Università di Salerno. Ma come hai detto poc'anzi tu, è anche no, promotore di progetti ed è stato promotore di progetti e di studi anche in altre università. Una cosa che voglio dire del curriculum di Gabriele Frasca è che secondo me c'entra con la sua poesia e con la sua visione poetica della poesia, è che negli anni 90, e cioè tra il 1991 e il 1993, se le mie notizie non sono sbagliate, ha collaborato con Radio Rai, sia Radio Rai 1 che Radio 3, come regista. Il primo poeta regista, devo dire, della rassegna che almeno mi accade di presentare, come regista, autore e conduttore di Diretta Audiobox. E questa cosa mi ha colpito perché in fondo è uno strenuo sostenitore del, come dire, dell'uso dell'audiovisivo come mezzo di trasmissione della poesia. È stato presidente del Premio Napoli dal 2012 al 2016 e ha scritto sa tantissimi saggi su alcuni grandi della letteratura mondiale, che peraltro sono tra quelli che mi piacciono di più, cioè Samuel Beckett, James Joyce, curando, cioè, pubblicando tantissimi saggi su questi autori e anche su altri, ma mi sono concentrata sulla sua poesia. La sua prima silloge poetica risale al 1984, aveva il titolo di Rame ed è stata nuovamente pubblicato per Zona, e questo quindi lo dico perché Zona sappiamo che è l'editore, no, del premio Pagliarani, nel 1999. Ha pubblicato ben tre raccolte di poesia per la Bianca Einaudi, Lime nel 1995, Rive nel 2001 e Rimi nel 2013, e poi ha pubblicato con altre case editrici, e cioè con Luca Sossella, che è l'editore anche di Lettere a Valentinov, le poesie scelte dal 1977 al 2007, col titolo di Prime, che ha vinto il premio Napoli nel 2008. Prima di Lettere a Valentinov, l'ultima raccolta è Lame, edito nel 2016 per l'Orma Editore, e che secondo quanto lui stesso ha scritto su nuovi argomenti, ha rappresentato per lui un'importante tappa e speriamo di capire, di dire in che cosa è consistito questo giro di boa che lo ha interessato. Però questa sera dobbiamo parlare di Lettere a Valentinov, come detto prima, edito da Luca Sossella. Lettere a Valentinov è un'opera complessa, sia a cominciare dalla sua stessa struttura, perché io non me la sento, non mi sento di chiamare sezioni, come dire, le divisioni che vengono fatte all'interno dell'opera. Almeno da un punto di vista formale, non è una struttura uniforme, non ha una struttura uniforme, anche se da un punto di vista sostanziale e contenutistico. C'è un filo rosso che in qualche modo, no, una specie di arteria, di vena, che attraversa l'apparato cardiaco di questa opera. Apparato cardiaco perché è un'opera formalmente ineccepibile, ma dietro questa irreprensibilità formale io ci ho visto una passione, appunto, un battito cardiaco forte e dirompente. Io ne ho contate 10, comprese nell'indice, perché è un'opera che va letta
fino alla fine, cioè bisogna anche stare attenti all'indice, perché all'interno, a parte perché nell'indice si possono capire alcune cose dell'opera, ma anche perché nell'indice c'è una poesia, a pagina 163 c'è un'altra poesia, un'ultima poesia, come se fosse, almeno a me ha dato questa impressione, come se la forma del libro volesse essere in qualche modo sfondata. Poi lui mi ha spiegato al telefono che ci sono stati alcuni artisti che hanno nascosto all'interno del CD una traccia fantasma. Cioè, quando a un certo punto tu credevi di aver ascoltato tutto l'album, io lo uso questo termine, un termine mio generazionale, quando tu eri convinto di aver ascoltato tutto l'album, poi dopo un po' di minuti, ecco l'ultima traccia, la traccia fantasma. Un po' lui mi ha spiegato che è stato un voler, una specie di tributo alla musica rock, peraltro anche la musica è importante per Frasca. Velocemente, perché altrimenti parlo troppo, abbiamo una prima parte che sembra una parte, cioè tutte le parti in prosa, tutte le parti in prosa sono delle prose endecasillabiche. Cioè, non vanno a capo, però hanno un ritmo, hanno una metrica. E riesce, secondo me, con grande genialità, a raccontare di storia, e di una storia che a noi occidentali forse è poco conosciuta, quella della rivoluzione russa, in endecasillabi, e a renderla anche affascinante, coinvolgente nella lettura. Poi c'è L'inquieta freccia, che è una traduzione di Gongora, e un commento, credo, ma lui lo spiegherà meglio di me, a un brano musicale di Robert Wyatt, che non è altro che il fondatore dei Soft Machine, che appunto è, se non ricordo male, Signed Curtain, cioè sipario firmato. La terza, chiamiamola sezione, è Richiami, che è un testo lungo, è un testo. A me ha molto commosso, soprattutto perché io ci ho trovato molta intimità, molto svelamento. Poi c'è Quarantena con 11 poesie molto lunghe, una per ogni anno, cioè una poesia che parte dal 2012 e arriva fino al 2022. E mi ha svelato che se ci dovesse essere anche una ripubblicazione di Lettere a Valentino, ci sarà una poesia del 2023, del 2024 e così via. Poi c'è, non lo so, questo io ho creduto, Quanto tempo lor parve, credo che sia una novella del Boccaccio, all'interno del quale si parla di due donne, Lauretta e Fiammetta, anche questo mi sembra un rimando a Petrarca e alla Fiammetta boccaccesca. Poi c'è Gli sgoccioli, che è una sezione che ho adorato perché è dedicata a Beckett ed è una sezione in cui la parola naviga, cioè la devi cercare, non ti si offre facilmente. Cioè è come se, come quando facevamo quei giochi al cruciverba, no? Che tu dovevi collegare con un filo tutti i puntini per avere poi il senso del discorso. Baco da sé, che è un altro testo molto bello. Sonetti da Shakespeare, sono otto traduzioni di sonetti da Shakespeare. La penultima è Prossime postume, con cinque testi brevi, dove si affronta, e qui mi perdonerà Cetta, ma si affronta il problema dell'io lirico e dell'io, questo io albergo a ore, e infine nell'indice Compagni di chiarezza. Detto questo, avendo un po' descritto l'opera, perché non l'avesse letta, chiederei a Gabriele Frasca, che non vedo più perché vedo soltanto una schermata bianca, quindi chiederei a Gabriele Frasca di innanzitutto dire come è nata l'idea di quest'opera, come si è sviluppata, da cosa si è sviluppata e perché ha ritenuto di dare a quest'opera quest'opera contenitore, non so, quest'opera silos, questo silos poetico, di dare, cioè,
di dare questa forma, di dare questa struttura. Allora, io innanzitutto ringrazio Marilina per la bella lettura, per la lettura tra l'altro molto approfondita e particolarmente appassionata. Ieri abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare un po' al telefono e mi sono perfettamente reso conto appunto di come stava indagando sul libro Marilina. Io, diciamo, accetto tutte quelle che sono le sue interpretazioni e soprattutto il modo preciso con cui ha descritto, diciamo, questo volume che nasce in maniera molto strana. Allora, quando pubblicai l'ultimo libro per Einaudi, cioè Rimi, io dichiarai che era la mia ultima raccolta. Perché insomma, non avevo intenzione di smettere di scrivere versi, diciamo. E quello che non mi era, che non mi funzionava più, era l'idea della raccolta di versi. Quello che sento che probabilmente è giunta a termine, in qualche modo, è la forma raccolta, che ha avuto molta importanza in certi anni. Ha avuto molta importanza, diciamo così, a partire dal Cinquecento, sostanzialmente, da quando a un certo punto è nata l'ordinata raccolta di versi, che è altra cosa dalla grande costruzione architettonica, per esempio, dell'Herum Vulgarium Fragmenta di Petrarca e dell'idea dei canzonieri, che è tutt'altra cosa, insomma. Io avevo l'impressione che per me si fosse esaurita la stagione delle raccolte, quattro mi sembravano sufficienti, e quindi pensavo di andare avanti sostanzialmente, innanzitutto comprimendo, diciamo, un po' gli stimoli. Ecco come nascono le quarantene che sono state segnalate da Marilina, no? Avevo pensato praticamente di cavarmela con una poesia all'anno, no? Di evitare, siccome a ciascuno di noi ovviamente viene improvvisamente voglia di scrivere, ecco allora di comprimere queste improvvise accensioni di desiderio e di far confluire tutto in un'unica soluzione, in un'unica poesia pensata e ripensata durante tutto l'anno. E a queste poesie ho messo il titolo di Quarantene, no? La quarantena, appunto. Dopodiché è successo qualcosa. È successo qualcosa, forse probabilmente, non so se in relazione al Covid o anche addirittura prima, ma ho cominciato a pormi una questione, che probabilmente potevo pormi anche da critico o anche da romanziere. E invece ho deciso di affrontare da poeta, vale a dire la questione che poi dà il titolo alla lettera a Valentino e ha creato quella che è la sezione iniziale di questa raccolta, vale a dire appunto le lettere a Valentino. Mi sono chiesto come mai, a fronte di un grande ottimismo che si respirava alla fine del XIX secolo e agli inizi del XX, stagione che in cui sembrava che l'umanità stesse, o almeno l'Occidente, no? Stesse in qualche modo per intraprendere un percorso verso, non dico il paradiso, ma sicuramente verso un miglioramento complessivo della esistenza di ciascuno di noi. Come mai a un certo punto quella che sembrava una promessa, una speranza di un futuro migliore, che tutti intravedevano alla fine del XIX secolo, nell'epoca delle grandi esposizioni universali, nell'epoca del grande ottimismo positivista, come mai a un certo punto era avvenuto qualcosa che aveva trasformato il Novecento non nel momento in cui tutti quanti avrebbero vissuto una vita più degna, e ciascuno di noi avrebbe potuto definirsi uguale all'altro, come mai a un certo punto invece era avvenuto quel disastro che è stato il Novecento? Il Novecento è stato, lasciamo perdere che ci possiamo essere particolarmente affezionati per quanto il Novecento ha prodotto da un punto di vista artistico, ma per quello che riguarda la storia del Novecento è la storia del secolo più sanguinario che ci sia mai stato. Magari il 2000, come dire, sta lavorando per essere anche peggio, però al momento, diciamo, il Novecento rimane appunto questo secolo terribile. Le due guerre,
mondiali che con la distanza degli anni appaiono sempre di più un'unica grande guerra, la grande seconda guerra dei trent'anni, sostanzialmente, quella che ha attraversato l'inizio del Novecento, ha segnato in qualche modo un cambiamento radicale nel modo in cui gli esseri umani vivevano e ha riaperto, diciamo, una ferita che sembrava che fosse destinata a chiudersi. Ecco, ho cercato di indagare questo e per questo mi sono accapigliato con la storia. Ho pensato che gli storici da un po' di tempo hanno smesso di fare grande storia, si occupano di una storiografia minima, parcellizzata, e forse ho pensato che era tempo che si occupassero i poeti del fare storia. E quindi ho attraversato alcune ferite partendo da quella che mi è sembrata la più vistosa, cioè il momento in cui la rivoluzione russa ha tradito se stessa. Dopo 10 anni alla rivoluzione sappiamo quello che è successo, Stalin ha preso il potere, ha cacciato fuori la minoranza trotskista e l'Unione Sovietica è diventata quello Stato fascista, perché oramai possiamo dircelo tranquillamente, anche tutti coloro che hanno avuto, diciamo, un passato di sinistra, non possono sicuramente negare quanto l'Unione Sovietica fosse uno Stato profondamente fascista, nazionalista e fascista. E quella trasformazione dell'Unione Sovietica, che doveva essere la nazione che in qualche modo avrebbe dovuto guidare la grande rivoluzione europea, perché l'idea di Lenin era che la rivoluzione partiva in Russia, ma si doveva espandere in tutta Europa, perché da un punto di vista marxista la rivoluzione o è totale o non esiste. Non esiste l'ipotesi di una rivoluzione in un solo paese. Il salto di livello, diciamo così, o lo facciamo tutti insieme o non si può fare un po' qui e altrove no, perché altrimenti si creano appunto le contrapposizioni che abbiamo conosciuto. E quindi ho attraversato un po', diciamo, la storia all'inseguimento di tutte queste varie ferite, cercando di capire quando era successa quella cosa che ha impedito all'umanità di andare verso un futuro migliore. Posso interromperti, Gabriele? Finito. Volevo dirti, a proposito della prima parte, cioè di Lettera a Valentinus, quando ti parlavo di investigazione, hai usato non un tempo storico, cioè un tempo cronologico, ma hai usato un tempo che è, come dire, il tempo del senso, il tempo del significato. E, alcune date addirittura sono anche postume, perché tu parli di un 2027, ma alcune date diventano importanti perché hanno un senso storico. E, volevo dirti questo, cioè la mia curiosità era proprio questa: come ti è venuta l'idea di parlare della storia? Noi di solito la storia la utilizziamo nella sua cronologia dei fatti. E invece, dando alla storia, cioè analizzando la storia in un altro modo, in un modo completamente diverso, con un'epistemiologia direi diversa, perché sembra una cosa così formale quella di usare il tempo non lineare, ma in effetti usando il tempo non lineare in qualche modo la storia si racconta in maniera diversa, o no? Così è, così è. Io ho usato il termine lettere proprio nel senso paolino del termine. San Paolo, quando scriveva le lettere, lettere ai Romani, lettere ai Corinzi, non è che ovviamente stava facendo lo spam e mandava messaggi a tutti i Romani e a tutti gli abitanti di Corinto. Ovviamente affidava quella lettera che accompagnava quella lettera all'inviato, che avrebbe detto ad alta voce quella lettera. Come la pompa da Argentina, ho capito. Allora, per favore, se qualcuno può fare un tempo, stiamo ascoltando qualcosa sulla benzina che poteva. Ma io l'ho fatto e non so. Ma chi è?
Che cos'è? No, era un'interferenza, che adesso ritorniamo a noi. Dicevo, l'idea era quella di usare quindi il sistema utilizzato da Paolo, che scriveva dei testi che dovevano essere performati oralmente nelle sinagoghe della diaspora. Ecco perché le lettere erano ai Romani, ai Corinzi, ai Tessalonicesi, perché erano lettere destinate ai centri di ascolto collettivo, perché quelle lettere venivano declamate ed eseguite. Ed è anche il motivo per cui le lettere di Paolo sono lettere fortemente ritmate, con una addirittura con una metrica, volendo. Ci sono addirittura le rime, no? Perché Paolo sapeva che quelle lettere sarebbero state eseguite. La fede, diceva Paolo, procede dall'ascolto. Quindi sapeva che qual era il mezzo. La religione che inventa Paolo non è la religione del libro, come tutti quanti pensano. La religione del libro è quella ebraica. La religione cristiana è la religione della radio, perché si basa semplicemente sull'ascolto e sulla diffusione. Pensate appunto a che funzione ha la Chiesa, no? Le chiese per diffondere la parola. Allora, in qualche modo io ho cercato di creare quindi delle lettere che potessero essere eseguite e riraccontassero questa storia, cercando di identificare alcuni snodi che non sono per forza di così gli eventi principali. Forse c'è un unico evento che è veramente quello fondamentale. E paradossalmente non sono nemmeno le purghe staliniane con le quali si cominciano queste lettere. In realtà forse è l'evento più incredibile che viene raccontato, perché è l'evento che la storia ci ha negato, è la Spagnola, è l'epidemia di Spagnola. L'epidemia di Spagnola, che è stato probabilmente l'evento del Novecento. La Spagnola ha fatto più morti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale messi insieme, eppure non ha dignità di ospitalità nei nostri libri di storia. Che vuol dire che è successo qualcosa con la Spagnola. Ci deve essere un motivo per cui non appare nei nostri libri di storia. Guardate che nei libri di storia si parla tranquillamente della peste nera del 300. Quella di Boccaccio, si parla tranquillamente della peste del 600, quella raccontata da Manzoni. Li trovate nei libri di storia, questi riferimenti a questi grandi contagi. Non si capisce perché il contagio peggiore di tutti, che come minimo ha fatto 100 milioni di morti in tutto il mondo, non ha dignità di ospitalità nei libri di storia. Il che vuol dire che lì si nasconde qualcosa. Quindi io là ho creduto di avere intercettato forse, tra virgolette, la radice del male. Ma c'è un'altra parte delle lettere a Valentinos che mi è piaciuta, che in qualche modo, non lo so, mi rimanda a un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni, 2 anni fa, e cioè, aspetta che te lo dico con la data, 14 novembre 74, che è la data, se non sbaglio, dell'articolo di Pierpaolo Pasolini che fu pubblicato, nonostante il messaggio dirompente, sul Corriere della Sera. E tu racconti qualcosa che ti è accaduto personalmente, una censura che ti ha riguardato, quando volevi parlare della pandemia. Sì, sì. Io ho fatto parte per un po' di tempo di un gruppo che si chiamava prima Storie Virali, poi si è chiamato Storie Corali, un gruppo che comprendeva una serie di antropologi della medicina, storici della medicina e tanti altri, diciamo, pensatori, intellettuali, insomma, che indagavano su quello che stava avvenendo con la pandemia. E noi eravamo ospitati dal portale di una grande istituzione culturale italiana e ogni settimana abbiamo pubblicato degli interventi. Io stesso ho pubblicato degli interventi da studioso. Poi mi hanno chiesto di chiudere, diciamo, il primo anno di questo lavoro con un testo completamente diverso, con un testo un po' più un poeta, diciamo, un po' più da poeta, e io ho scritto questo testo che in realtà avrebbe dovuto chiudere
attenzione, interpretato ad alta voce. E quando praticamente i rappresentanti di questa grande istituzione italiana hanno ascoltato quello che veniva detto in quel testo, hanno pensato bene di non farlo nemmeno apparire. Eppure non dicevano nulla di più di quello che abbiamo visto tutti quanti avvenire durante la pandemia. La questione è che tutto ciò ha dimostrato che la parola detta è così forte, viene considerata tanto forte che spaventa molto di più. Se io avessi presentato quello stesso testo scritto, probabilmente sarebbe passato tranquillamente. Declamato, letto, eseguito, ha spaventato. Il risultato però è stato che per fortuna in tanti hanno pensato non solo di diffondere quel testo, ma anche di tradurlo. È stato tradotto in francese, è stato tradotto in tedesco, è stato tradotto in spagnolo, in portoghese, e praticamente se n'è andato in giro per il web, fortunatamente, diciamo, dove le censure non esistono. Ma sul web questo testo, mi pare di aver visto, che tu lo dici mentre scorrono delle immagini. Sì, sì. La cosa che mi ha colpito è che ho pensato a Ombre Rosse di John Wayne. Non so se le scene siano quelle o se... Un videogioco. Sono ogni volta... un videogioco, quindi non c'entra niente. No. John Ford, io ho la fortuna di collaborare con due writer napoletani molto bravi, che sono anche due registi di documentari, Chop e Cuff, che sono bravissimi, e ho chiesto loro praticamente di corredare di immagini tutte le esecuzioni, non soltanto l'esecuzione mia in italiano, ma anche l'esecuzione del poeta brasiliano che ha tradotto in portoghese, della poetessa spagnola, di Grumbain che ha tradotto in tedesco, di Vegliante che ha tradotto in francese, quindi lo trovate praticamente un po' in tutte le lingue, ognuno con un videogioco diverso o con, diciamo, dei giochi diversi sostanzialmente. Che comunque secondo me si è ispirato a Ombre Rosse, perché la scena a me ha ricordato la scena della diligenza, che è una scena oramai cult del cinema. È cinefilo, quindi hai reagito immediatamente pensando al cinema e non al mondo videoludico, che come sanno quelli che si occupano di videogiochi, ha superato e infatturato Hollywood da circa 6 anni. Caspita. Allora, io direi di passare a leggere qualcosa, anche perché il tempus fugit. Se mi dite le pagine, faccio scorrere il testo mentre Gabriele legge. Ecco, allora, benissimo. Dal momento che so che Marilina l'ho amato particolarmente, anche per una questione sua privata, che se vuole poi ci racconterà, io vi leggo delle lettere a Valentinov, quella che porta come data, come intestazione, 20 luglio 1969, che è ovviamente la data dello sbarco sulla Luna secondo fuso orario, perché per noi era il 21. Il 20 luglio del 1969, esattamente. Voglio soltanto ricordare che, ovviamente, dal momento che ogni attraversamento nella storia per me ha significato anche entrare io direttamente nella storia, in ogni epistola c'è un piccolo riferimento alla mia storia personale. In questo caso qui ho semplicemente ricordato che sono nato 8 giorni esatti dopo il lancio dello Sputnik, che è quindi il primo oggetto volante che abbiamo conosciuto. Questa lettera attraversa quindi lo scontro apparentemente tecnologico-ideologico che alcuni di noi ricorderanno, ovviamente, che ci fu all'epoca fra l'Unione Sovietica, in gran vantaggio, attenzione, per tanto tempo sull'America, grazie a questo straordinario ingegnere Korolev, che venne liberato dal Gulag, dove ovviamente era stato rinchiuso in quanto compagno trotskista, proprio perché nel frattempo gli americani avevano messo le mani su Werner von Braun, il nazista che li portò sulla Luna. A dar per buoni i dati familiari, che si sa bene come in quel trambusto non è detto si segnino corretti nella memoria dei protagonisti,
La cappa che ci avvolse tutti quanti per chinarci la testa verso il suolo non erano che al massimo 8 giorni manco scoccati, che con la sua musica inaudita, come la descrisse quel geniale ingegnere, era discesa sul mondo che in quel sabato d'ottobre, come sempre del tutto indifferente alle uscite e agli ingressi, mi accoglieva. Ora lo so che importa molto poco se non a me quand'è che sono nato, ma capirete che ci ho riflettuto sul fatto che nel cielo dei miei astri si fosse intrufolato tutto viola, come l'aveva chiesto Korolev, quel piccolo satellite meccanico asceso da una rampa che s'aprì per l'occasione come un tulipano a contenere dentro la sua orbita il mondo suddiviso che ci ingloba. Adesso so che non saremo più confinati per sempre sulla Terra. Parrebbe avesse scritto alla compagna l'ancora ignoto all'epoca scienziato, scampato dal suo gulag solo grazie al fatto che von Braun si fosse arreso con buona parte dei suoi sottoposti e il segreto di dove fosse stato seppellito l'archivio di Penmunde ai primi americani che il fratello aveva intercettato in bicicletta sulle Alpi Bavaresi a pochi giorni dall'incombente capitolazione del 7 maggio del 45. Temette per la vita quel gruppetto di arditi progettisti e costruttori che aveva solo 7 mesi prima provato con successo sopra Londra cosa volesse dire l'esplosione d'un razzo che correndo più del suono rimbombava soltanto a cose fatte. Più che in quelle rapaci dei sovietici, ovvio che non volessero finire quei timidi scienziati nelle mani non certo ben disposte degli inglesi. Ma pure a ripensarci con quegli altri, dico gli americani, forse qualche problema ci sarebbe stato, amici, come si dichiaravano a parole, degli ebrei che vivevano da loro, in tanti, e producevano ricchezza. E nazisti, qual erano comunque, ed erano rimasti fino all'ultimo anche fra i loro calcoli, qualcuno fra i più malevoli dell'intelligence o il solito idealista rooseveltiano poteva sospettare chissà cosa, magari addirittura che sapessero il vero su quei campi da cui molti prigionieri politici o di guerra furono prelevati a lavorare sotto la loro stessa direzione. Come spiegare quella manodopera e i tanti che morirono scheletrici intorno ai vari pezzi da assemblare nello sprofondo della loro fabbrica estesa sotto Konstein lì in Turingia? Avrebbero nel tempo ricordato ai pochi cui restavano in sospetto, persino dopo i primi risultati con cui tennero dietro ai lanci russi, d'essere entrati tutti nel partito solo per continuare le ricerche con cui sognavano mica la bomba e certo non la morte dei nemici, ma di viaggiare audaci nello spazio fino a mettere piede sulla Luna. E già il 15 maggio di quell'anno, quando avevano solo incominciato a interrogarli da una settimana e a meno di 3 mesi da Hiroshima, il loro giovanissimo ingegnere, bello conduttore e con lo charme delle nobili origini prussiane, avrebbe scritto in 8 dense pagine il memoriale dei futuri viaggi fra rapidi satelliti orbitanti e razzi a più livelli e per finire stazioni che ruotavano nel cosmo come le avrebbe immaginato Kubrick. E quel mondo fantastico l'offriva conscio di quanto fosse indispensabile a un paese che dopo tanti morti e i prossimi immediati dell'atomica, esaurito il paradiso in terra promesso per decenni dal suo cinema, era corto di sogni che non fossero in vero gli incubi del nuovo scontro che già si profilava all'orizzonte. Se vi aggiungete poi che fra le forze armate e fra i politici non furono in pochi a ritenere perseguibile un'inattesa sinergia fra quella che avevano lanciato la V2, come l'aveva battezzato Goebbels, e i solerti scienziati di Los Alamos, lo capirete pure voi perché dei 20.000 che morirono al campo d'oro e per lo più di stenti fra i prigionieri usati come schiavi per costruire i razzi dei nazisti, nessuno chiese conto al nostro Werner, che pure nelle SS e vi fece quel tanto di carriera che gli rese godibile la vita. Meno che meno Disney, quando solo 10 anni dopo avrebbe favorito sugli schermi di tutta la nazione, persino in primissima serata, con tanto di cartine del sistema solare e delle rotte percorribili animate dai suoi disegnatori, l'apparizione di quel fascinoso scienziato con l'accento così strano da far innamorare le massaie americane della porta accanto e le ninfette da campeggio estivo nemmeno fosse Lambert di Nabokov.
Va bene, mi direte. Un criminale redento appena naturalizzato, cui va riconosciuto almeno il merito, anche a dimenticarsi dell'Apollo che portò il primo uomo sulla Luna, di aver contribuito a liberare, per quanto inconsapevole, quel povero ingegnere di nascita ucraina, finito nel 38 da trotskista e nemico del popolo, nel gulag in cui sarebbe morto come tanti se l'altro avesse scelto il comunismo. In fondo c'è del vero in tutto questo, anche se a me proprio non torna chiaro, magari perché resto giuso in terra, il senso di quei segni ancora bui sul volto tormentato dai rottami e dai solchi dei moduli atterrati dell'astro che da sempre ci sorveglia. E ancora non capisco se intravedo Caino fra le spine o invece Nixon, oppure Brezhnev, ma comunque è sempre un assassino, come sono tanti. Sia come sia, almeno un prigioniero, se non dal campo d'ora Mittelbau, da quello di lavoro di Colima, dove attesero invano Mandelstam, von Braun lo liberò senza volerlo. Quel progettista capo, sempre anonimo, al punto che nemmeno vinse il Nobel, perché Khrushchev temeva lo uccidessero in seguito ai successi riportati coi primi lanci e poi coi cosmonauti, e quelle passeggiate nello spazio e persino le sonde sulla Luna che tanto spaventarono l'America, aveva avuto rotto una mandibola, appena, come dire, interrogato all'epoca infelice del suo arresto, trascorso in quel palazzo che dicevano il più alto, perché dalla Lubianca a Mosca si vedeva la Siberia. E quando gli toccò l'operazione dei primi giorni del 66 per il cancro che aveva all'intestino, nemmeno riuscirono a intubarlo, anche se in fondo era del tutto inutile, certo non l'avrebbero salvato. Un po' per scherzo al medico curante aveva detto qualche giorno prima che 10 erano gli anni necessari perché portasse a termine il lavoro, e chi lo sa se non pensasse in fondo a quelli esatti della sua condanna, come se una volta comminata potesse garantirgli ancora il tempo necessario a scontarla, la sua pena. Per creare qualcosa, aveva scritto alla seconda moglie, un'esistenza nemmeno basta. E fu per scarso un mese che non riuscì a vedere Luna 9 poggiarsi sul satellite e riprendere il primo paesaggio di quel mondo che gli astronauti avrebbero svelato puzzare un po' di polvere da sparo e che ancora contiene nel suo gelo tutti i voti mancati da quel luglio che avrebbe consegnato il tanto ambito primato dello sbarco sulla Luna alla NASA diretta da von Braun, che finì con l'armarne solo 6 dopo l'evento del 69 di quelle spedizioni in fondo inutili, una volta che il blocco oltre Cortina aveva posto fine alla sua corsa e condannato a stare dentro i limiti e i suoi stessi residui tecnologici, un mondo che si riscopriva solo e forse troppo piccolo e infelice, sottratta la speranza d'espatriare. Adesso so che non saremo più confinati per sempre sulla Terra. E invece è proprio qui che siamo rimasti, raddoppiando finanche le barriere per l'eterna penuria di risorse che ci rimproveriamo l'uno all'altro. Ma ci pensate come sembra strano? Mai ci aveva così tanto schiacciato in terra come dopo la missione Apollo 11, l'astro raggiunto e abbandonato presto al suo deserto, neanche forse di quelli artificiali o uno dei rottami che a decine di migliaia percorrono inesausti e non rivendicati da nessuno, quasi a segnarla come fosse un termine inavvertito l'orbita terrestre. Con la vasta discarica che ruota tutto intorno al pianeta, avremo presto l'anello che ci spetta di Saturno, ma non vi immagino stagliarsi diafane e perlacee, postille d'astronauti dei tanti che morirono fra russi e americani. Ne vi scorgo le ombre, diciamo pure, dei protagonisti. Solo suppongo che risuoni ancora la voce di Eisenhower, che ripete dal remoto dicembre 58, neanche fosse il bisavolo che gracchia dal disco fra le tombe dell'Ulisse, Merry Christmas and happy, happy, happy. A meno che non stia per noi cantando ogni tanto inceppandosi nei solchi, ehi, ehi, tira di più la fune Volga, quel flaccido fantoccio che spedirono assieme col suo circo ammaestrato giusto all'inizio del 63, come a prendersi gioco dei rivali, appena tolti i missili da Cuba e prima dell'impresa di Gagarin, gli scienziati sovietici in risposta all'annuncio con cui il presidente Kennedy aveva appena proclamato lo sbarco sulla Luna prevedibile allo scadere stesso della decade. Ecco,
che cosa resta di quei tempi e del sogno avverato e poi dissolto, non frammenti di razzi esplosi o moduli alla deriva e forse qualche mummia d'animale fra i tanti cani e scimmie lanciati inebetiti nelle capsule e poi finiti sopra i francobolli. Ma voci, solo voci inestinguibili e prossime a scandirsi senza senso, rimaste ancora, e chi lo sa in eterno, ad echeggiare l'ultimo avamposto di questo mondo esteso solo a chiacchiere e soffocato adesso da se stesso sotto i vuoti volumi che vi incombono a succhiare lo spiffero di fiato dove siamo compresi per la vita nella muta asfissia dell'infinito. Bello, senti Gabriele, sentendoti leggere e seguendo con gli occhi, pensavo che questo potrebbe anche, questo pezzo potrebbe anche essere versificato, cioè ho trovato dei momenti quasi sempre in cui si potrebbe anche trasformare questa prosa in una sorta di diversificazione, ecco, con degli a capo. E allora ti chiedo, ma era nato come un poema e poi l'hai messo in forma narrativa? No, per me è un poema, anche se sembra apparentemente narrativo. Allora, perché, come diceva Marilina, io ho usato solo endecasillabi. Infatti, perché per esempio adesso... Endecasillabi. Certo, infatti, io li vedo subito. Ecco che cosa resta di quei tempi, certo. Del sogno avverato e poi dissolto. E certo, così è. Di razzi esplosi o moduli alla deriva e forse qualche mummia d'animale. E sì, è così, è bellissimo. Sono tutti endecasillabi, ma in realtà io non ho fatto altro che imitare i manoscritti medievali. Infatti, è quello che ho visto subito. Dove effettivamente non si andava mai a capo, ma la struttura era una struttura diversa. Ma questo, guarda, dalla tua lettura, mentre ti seguivo, mi è saltata subito la struttura endecasillabica. Si vede, è molto bello. È bella questa cosa della compattezza della pagina, che però poi nella lettura, se uno lo leggesse in certo modo, farebbe risaltare il ritmo diverso, la metrica che c'è dentro. È così, se lo leggi ad alta voce ti rendi conto che è poesia, se lo leggi dentro di te ti sembra prosa, diventa un figlio. È poliedrico, no? Sono endecasillabi, stupendi, sì. Senti, io quello che a me ha colpito di più, perché come diceva Gabriele, per ogni cosa che lui scrive in questa parte del libro, lui ovviamente fa cenno a degli eventi storici importanti che io non conoscevo, per cui l'opera mirabile di questa parte del libro è parlare della storia in questo modo. Cioè lui quando parla, ho capito che si dice Korolev, io dicevo Korolev, quando parla di questo scienziato russo, io sono andata a leggermi tutta la storia di questo ingegnere russo. Hai visto come è emozionante la storia di Korolev? È emozionante, ma la cosa più bella è che è vero, cioè la cosa più bella, che è vero che lui subì nel palazzo della Lubyanka, che poi era il palazzo della polizia segreta russa, che era appunto, siccome si vedeva la Siberia, era il palazzo più alto, subì delle torture, cioè gli rovinarono irreversibilmente la mandibola, per cui quando scoprirono che aveva un cancro all'intestino, non riuscirono a intubarlo. Questo per dire, la storia... Tirarono fuori dal gulag solo perché gli americani avevano preso von Braun. Se i sovietici prendevano von Braun, Korolev sarebbe morto nel gulag. Allora, non avendo nessuno e dovendo rivolgersi a un grande ingegnere, lui aveva fatto degli esperimenti già prima che lo arrestassero, hanno deciso di tirarlo fuori e lo hanno messo al lavoro. E questo li ha quasi portati sulla Luna. Guardate che Korolev è morto nel 66, altrimenti sulla Luna ci arrivava lui. Senti, Gabriele, qui c'è una domanda, puoi leggere la chat e trovi una domanda che ti fa Lidia Popolano. La vedi la chat?
Allora, devo attivarla un attimo solo, dove sta? Eccola qui la chat. Sì, l'ho trovata. Un attimo solo. Siccome si è collegata col cellulare e non riesce, allora l'ha messa scritta. Allora, eccola qui. La mia domanda, ma sì, ok. Da quando e perché le cose hanno causato dalla sorte? La ricerca del simbolo, del sintomo, dell'immagine originaria di ciò che ha causato l'interferenza, pure essa utile oggi a intercettare l'attimo, storia mortale. Mi ricordo l'immagine analizzata dall'opera di George di Lieberman e di Teresa. Sì, la cosa tale di lavoro sia immaginario, sicuro. Sicuro, sì. Forse più Deleuze, che anche per una questione generazionale mi è particolarmente caro. Ho tanto letto e studiato Deleuze, concordo con Foucault che diceva che si sarebbe ricordato il Novecento come l'epoca di Deleuze. Poi magari non è vero, magari verrà dimenticato perché stiamo dimenticando tutto, ma Deleuze è stato sicuramente un grande filosofo. La ricerca della ferita, l'ho detto, insomma, per me è importante perché la ferita è una, in realtà. E proprio la spagnola la mette... Non è la spagnola la ferita, attenzione. La spagnola è quella che mi ha fatto capire qual era la ferita. Perché quando io mi sono chiesto come mai nessuno parla della spagnola, poi mi sono dovuto dare una risposta. E la risposta è molto semplice. Guardate che io ho cominciato... ne sono ben contento e mi è piaciuto riconoscere alcuni elementi della roba, grazie. Dicevo che mi è venuto in mente appunto di pormi questa domanda e adesso insomma io sto addirittura lavorando sulla spagnola, sto guidando una sorta di gruppo, anche questo interdisciplinare, e abbiamo intenzione di uscire con un volume all'anno sulla spagnola, sugli effetti della spagnola, sugli effetti delle arti della spagnola, eccetera, eccetera, fino a quando non smetteremo, fino a quando la spagnola non entrerà nei libri di storia. Questa è il nostro è la nostra idea. Ma che cosa dimostra la spagnola? Allora, della spagnola non si è parlato per un semplice motivo, perché la spagnola ha fatto 100 milioni di morti, alcuni dicono addirittura 200 milioni di morti, perché non è stata denunciata. Non è stata denunciata la pandemia. E perché non è stata denunciata la pandemia? Perché gli stati dovevano continuare a fare la guerra. Lo capite? Il che vuol dire che siamo di fronte a un eccidio che persino la Shoah impallidisce. 200 milioni di morti per continuare a fare quella disgraziatissima guerra che sempre di più, per me, non è una guerra fra stati, perché vedete, per noi è facile spiegarci la seconda guerra mondiale, perché c'è uno scontro ideologico in atto, ci sono i comunisti da una parte, i nazisti, le democrazie, i fascisti, no? È tutto chiaro. La prima guerra mondiale, dove sono tutte nazioni identiche, dove sono tutte nazioni che hanno lo stesso regime, come cavolo ce la spieghiamo? Come ci stiamo spiegando la guerra fra russi e ucraini che hanno lo stesso identico regime? Sono due nazioni capitaliste e oligarchiche. Certo. Come ce lo spieghiamo se non con una lotta al massacro per le risorse? Certo. Ok. Allora, la prima guerra mondiale è una guerra che è stata combattuta, a mio parere, contro il socialismo. È stata la guerra combattuta per distruggere il socialismo. Aveva ragione Lenin. Sì. Allora, prima posso dire una cosa? Marilina, io ho delle domande da fare adesso. Sì, però volevo fargli leggere qualcosa in versi. Però veloce, velocissima. Allora, tu volevo sapere se tu adoperi anche la tecnica del montaggio. Quando, ecco, e se questo adoperare... Marilina l'ha riconosciuto subito, perché le sceneggiature sono poetiche. Certo, allora, questo ti collega naturalmente all'opera del fatto da alcuni del gruppo 63 e dei Novissimi, delle Avanguardie, tanto per citarne due,
Taglierani e Balestrini, se tu senti in qualche misura, io credo che tu lo sia in questa tecnica, un era in qualche modo, se la tua è una poesia originale, però un erede di quella neoavanguardia. E poi un'altra cosa ti volevo dire in questo senso, che differenza tu fai fra oralità e vocalità? Oralità e vocalità, perché mi sembra che per la neoavanguardia, soprattutto per Taglierani, si possa parlare di oralità in poesia, no? Per altri che hanno proseguito su questo aspetto, hanno declinato in altro modo questo aspetto, come ad esempio Giovanni Fontana, si parla più della nozione di vocalità. Ecco, queste sono le mie due domande. Allora, per quello che riguarda la prima, sì, ovviamente Pagliarani per me è stato il più importante, ma per un motivo molto semplice. Riconosco la grandezza anche degli altri, Sanguinetti, di Balestrini, Giuliani, Porta anche, ma la grandezza di Pagliarani era diversa, perché Pagliarani aveva una grande capacità narrativa. Insomma, oh, ok. Allora, i romanzi di Pagliarani sono opere straordinarie. Anche in versi, sì. Si segue chiaramente la narrazione, si segue il montaggio di tipo cinematografico, che è molto evidente, e nello stesso tempo, quando Pagliarani cominciava a eseguire i suoi testi, non c'era trippa per gatti, come diventavano praticamente poesia celestiale. Dovuta anche appunto alla sua grande capacità interpretativa, perché Pagliarani non era soltanto, no, non scriveva soltanto testi già predisposti all'oralità. Pure io mi posso mettere, mi è capitato una volta, penso proprio per gli 80 anni di Pagliarani, ti ricordi, venivo tutti quanti a leggere. Al Teatro Colosseo. Esattamente. E io venni e lessi pure. E persino io leggevo, tra virgolette, bene il testo di Pagliarani, perché erano già dentro i testi. Era una partitura, una partitura. Però attenzione, c'era anche la voce di Elio. La voce di Elio Pagliarani era una voce spettacolare. Io l'ho detto, insomma, non mi ricordo in quale luogo, ho detto quando Elio Pagliarani declamava i versi è come se convocasse dentro di sé un coro. Non era una voce singola, era una voce collettiva quella che prendeva. Ed era emozionante. Ha una orchestrazione. A questo proposito, oralità, non vocalità. Oralità, appunto, e penso che sia proprio giusto mettere, collocare te nel segno della oralità. Sicuro. Dell'oralità. Sì. Alcuni testi di Lettere a Valentinov si distaccano del tutto. Come sapete, come degli iceberg che vanno da una direzione diversa, che si disgelano e vanno da una direzione diversa. Per questo io all'inizio parlavo di un, come dire, di un contenitore poetico. Ci sono delle poesie che o anche dei testi che mi hanno ricordato tantissimo Beckett. Ora, probabilmente è come la scena del videogioco che mi ha ricordato Ombre Rosse di John Ford, no? Però alcuni testi che sono contenuti in Lettera a Valentinov, ma questo lo chiedo a Gabriele, visto che abbiamo la fortuna di avere l'interpretazione autentica, mi hanno ricordato fortemente il teatro di Beckett e poi anche le poesie. Io, insomma, da bambina, da ragazzina, sono cresciuta con queste letture e probabilmente ho fatto questa associazione e non dovevo farla. No, no, allora, per le poesie mi sono trovato nella vita a tradurle tutte le poesie di Beckett, quindi è chiaro che mi sono ovviamente particolarmente congeniali. Le lettere a Valentinov è stato scritto nel periodo in cui sono 4 anni che sto lavorando al Meridiano Beckett. Sto ritraducendo tutto Beckett e quindi cioè, è un po' difficile che non mi abbia infettato. Come se lo dissi, quel maledetto. Per esempio richiami o Baco da sé, cioè richiami, io ho trovato proprio una struttura del discorso becchettiana, non lo so,
ho avuto questi rimandi, quindi è vero quello che dice Cetta, cioè che in alcune poesie c'è questo montaggio alla Pagliarani, ma altre si distaccano. E a questo proposito, perché c'è una poesia che mi piace moltissimo, e qui il tempo più che fuggire galoppa, come nel videogioco, e volevo che tu leggessi questa "Dove mi hanno condotto le vecchie cose", perché perché fai un discorso. Che pagina? Oh, aspetta che te lo dico, perché qua è tutto un pagina 75. Allora, mi ha colpito una frase, un pensiero più che una frase, di Gabriele Frasca, a proposito di questa poesia, perché questa poesia in effetti faceva parte della raccolta Rimi ed era inserita all'interno di traduzione, correggimi se sbaglio Gabriele, di traduzioni di Dylan Thomas. Sì. Praticamente anche qui un'operazione nuova, praticamente tu scrivi, non ricordo di preciso quando mi tornò in mente quel verso nascosto, perché "dove mi hanno condotto le vecchie cose", che poi è la traduzione in italiano di un incipit di Dylan Thomas, che Dylan Thomas poi non sviluppò, cioè sembra quasi il titolo di una poesia che poi non è poi stata scritta. "Quando avvenne", scrivi, "capì che sarebbe stata la soluzione giusta. Avrei composto il testo come se fosse una traduzione, persino nelle risoluzioni ritmico-melodiche che avevo escogitato per tenere dietro al funambolico sillabotonico del poeta." Dylan Thomas, e Frasca in tutti i suoi interventi ci tiene a precisare, era un poeta gallese, avrebbe potuto scrivere in gallese, nella sua lingua madre, perché c'era una lunga tradizione di poesia gallese, e invece decide di divorziare dalla sua lingua madre, come ha fatto lo stesso Beckett. In fondo sono orfani di lingua gli autori che tu studi, per poi scrivere in inglese, che è una lingua non sillabotonica, ma squisitamente sillabica. E insomma, vado avanti perché altrimenti famo notte, come dicono a Roma. A un certo punto dice: "Ma questa cosa mi ha portato, che cosa mi doveva portare questo lavoro? Questo lavoro mi ha insegnato una cosa che adesso troverò. E cioè, aspetta, fammi finire, Cetta, una cosa la devo a questo testo." Quindi lui cosa fa? Scrive all'interno di questo gruppo di poesie, che sono delle traduzioni di poesie di Dylan Thomas, scrive una poesia con un titolo di Dylan Thomas, che non avvia la poesia, ma la conclude, e lui dice: "Questa cosa una cosa la devo a questo testo", cito testualmente, "una poesia è tradurre un originale che non c'è, ma che si compie ogni volta all'inverso." Io volevo chiedere a Gabriele di sviluppare questo pensiero, e poi di leggere la poesia. Sì. Invece voglio chiedere un'altra cosa. Ma hai cercato di prendere la forma della canzone? "Dove mi hanno portato le vecchie cose"? Sono vecchie parole, non vecchie cose. Sì, è chiaro che c'è un po' la forma canzone, però in realtà quando prima dicevo, appunto, lo diceva Marilina, citava il fatto che ho affermato che, insomma, ho usato delle soluzioni che avevo escogitato per tradurre Dylan Thomas, è proprio vero, perché voi sapete bene qual è il problema dell'inglese. L'inglese, appunto, è una lingua particolarmente sintetica, e quello che praticamente noi troviamo scritto in un verso valla a tradurre ed vengono fuori perlomeno due o tre versi italiani perché sono brevi, eccetera. E allora ogni qualvolta si traduce dall'inglese c'è un po' questo problema. Allora
per tradurre Dylan Thomas, che fra l'altro è anche un traduttore molto fluente e soprattutto che ha attenzione, ha una grande attenzione per le sillabe. Per questo dicevo, contrariamente all'inglese, l'inglese appunto non ha attenzione per la sillaba, ha attenzione per l'accento di frase, invece il buon Dylan Thomas quando leggeva faceva sentire tutte le sillabe. Mi sono inventato dei versi che, diciamo, di non tradizione, tipo il tridecasillabo, questo verso di 13 sillabe. Insomma, ho dovuto inventarmi dei versi per aiutarmi la traduzione. E questi stessi versi qua ho utilizzato per questa poesia che invece è originale, tutto qua. E quindi da quel momento in poi mi sono abituato a immaginare che ogni poesia non è altro che la traduzione di un originale che non c'è. Okay. Il che vuol dire che bisogna sempre entrare in rapporto con qualcosa come se esistesse. Vabbè, insomma. Ok, allora vi leggo la poesia, purtroppo ce l'ho qui, spero che vi riesco a farvela sentire. Ok. Ciò che hanno fatto di me le vecchie parole, spiccare il sole via dal midollo dell'osso, come se sicca un frutto del proprio liquore, spargere il senso assoluto d'un sasso al debole grido che ha scosso quest'ordigno di sensi che è tutto un motore muto e cocciuto in attesa d'un suono. Dove m'hanno condotto col loro fracasso, lavorando d'intarsio lungo l'abbandono, che ho visto crescere mentre affrettavo il passo per tenere dietro a chi restò lontano, ma sempre con l'eco del tuono, per dettare nel buio che resta qui in basso l'ombra che s'allucina il cielo al lampo. Ciò che hanno fatto di me, malgrado sapessi, che con gli echi dispersi si forgia lo stampo che mantiene compatto fra sessi e decessi almeno un fine alla miccia del tempo, sebbene non resti mai scampo alla lenta erosione che intacca gli stessi semplici lacci che annodano il senso. Dove m'hanno condotto, malgrado lo scempio che fecero di me quando col loro incenso affumicarono l'unico vuoto tempio dove, dimesso il verbo, si fa a stento la carne che chiede il suo censo, non c'è verso nemmeno per trarne un esempio, di provare a ripeterlo in un verso. Eppure, quanta giusta inconsistenza resta, mentre la testa impasta da ciò che si è perso, quel tanto di sostanza come cartapesta. Vi si tenne la vita, in quel rimorso, andarsene via di traverso, alla vegeta morte che ancora protesta, s'aprì una ferita che duole, cui non rimane chi rimi in soccorso, dove mi hanno condotto le vecchie parole. Bellissima. Grazie. Bellissima. Gli facciamo leggere qualche altra cosa, certo, che dici? Oppure io continuo con le domande, perché ne ho... C'è una domanda da fare. Molti anni fa, no? Mi allontano solo per bere, per non far vedere che bevo dalla bottiglia. Anyway, certo, puoi parlare, quindi ti ascolto. Ok. No, allora, volevo chiederti, diciamo, 20 anni fa, sì, 20 anni fa, sì, no, forse 30 anni fa, tu hai avuto dei rapporti col gruppo 93. E per quanto... diciamo abbia partecipato alla sua fondazione, ma poi non ne abbia mai fatto decisamente parte. Sì. Che cosa ti è rimasto di quella esperienza che vede autori importanti e cari amici come Tommaso Ottonieri, Marco Berisso? Non piaceva, diciamo, Marcello Frizione. Marcello Frizione, infatti. Noi avevamo fondato un piccolo gruppo alla fine degli anni 70, io, Tommaso, Marcello Frizione e Lorenzo Durante. Sì. E procedevamo così, praticamente scambiandoci cose, eccetera, eccetera. Io non aderì al gruppo 93 perché lo trovavo un po' militarizzato. La mia vena trotskista e antistalinista mi ha proprio fatto sentire subito puzza di Stalin. Mi ricordo quella prima riunione
quella prima riunione alla Bookmesse di Milano, in cui praticamente arrivò il gruppo di Baldus, con cui poi ho un ottimo rapporto, perché io adoro Lello, c'ho un magnifico rapporto con Lello Voce, c'ho un magnifico rapporto con Mariano Baino, c'ho tutti i rapporti straordinari con queste persone. Però quando si presentarono con una serie di proclami che sembravano praticamente il proclama al Soviet, io ho reagito immediatamente da bravo trotskista, dicendo: quando c'è Stalin, un trotskista se ne va. E di fatti me ne sono andato. Compiglio marinettiano, diciamo, no? Questa tendenza a volere proprio proclamare il proprio punto di vista, conducendo il gruppo. Sì, no? Vabbè, appunto, sono rimasto molto amico di ciascuno di loro, ma senza fare parte, diciamo, della falange macedone. Sì. A me piace non andare compatti, mi piace andare sparsi, perché sparsi si prendono più persone. È vero. E invece se si va compatti è vero che si è invincibili, ma solo per un pezzetto di terra. Senti, poi un'altra cosa volevo chiederti. Sono 50 anni che si dibatte sulla riduzione dell'io, a partire dall'introduzione di Giuliani all'antologia dei Nuovissimi, eccetera. E... Scusami, aspetta, se ti interrompo. Aspetta, scusami. Possiamo far leggere così la voce del poeta, pagina 153, che parla proprio di questo argomento. Gli faccio la domanda e vediamo se lui... Se Gabriele è d'accordo, Allora volevo chiederti questo. Quindi è un dibattito, diciamo, oramai annoso, decennale, e come appunto ti poni te? E vuoi rispondere leggendo questa introduzione oppure vuoi dire qualche altra cosa? Allora, io credo che l'io faccia troppa paura, inutilmente, non è altro che un pronome. E basta. Quindi ciascuno può assumere questa posizione, che è una posizione di comodo. E difatti io, per esempio, nelle lettere a Valentino, addirittura entro qualche volta, no? Mi presento, ci sono, ma poi sono talmente tanto confuso con la storia e vengo talmente tanto disperso da una storia che è ben più grande di me, che la mia presenza in quanto soggetto empirico sta semplicemente a significare il fatto che ciascuno di noi è attraversato dalle correnti della storia. Ah, certo. Diceva Deleuze, che prima è stato citato, che siamo tutti quanti inculati al sociale. L'immagine può essere cruda, ma è reale. Ma è vero, non c'è, sì. Il privato non è privato, ma è sempre anche pubblico. Quindi io sto citando un'infinità di persone. Sì. Però l'io non è un pronome. Come diceva Elio, sì. Siamo in tanti a farmi schifo, sì, no? Sì. Bravo. Ricordo perfettamente. E poi questa citazione degli epigrammi, sì. Bene. Comunque l'io non è soltanto un pronome, Tu, per esempio, in una delle poesie cito a memoria, correggimi se sbaglio, il prurito che fa l'arto fantasma. E l'arto fantasma è proprio l'esempio classico che fanno i neuroscienziati. Ne cito uno per tutti, che ne parlò in un libro narrativo, divulgativo, la donna, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, tutte le malattie. Alcune malattie dell'emisfero sinistro sono malattie che riguardano l'io, che riguardano l'identità, che frammentano l'io. L'io esiste come? Ma lo ha detto anche Freud, psicanalisi, insomma, esiste la coscienza. Ma il problema è come? Ed esiste la coscienza dell'io, Poi magari che è in poesia. Peraltro io ho una mia tesi sull'io, e cioè che però magari non sarà neanche tanto originale, e cioè che questo ritorno, come tu parlavi di, non è una novità l'oralità, è un recupero, è un ritorno l'oralità. In fondo il teatro del Seicento, il teatro barocco, è qualcosa, la cosa più vicina alla poesia che esiste, quindi non ci siamo inventati niente. Però secondo me questo ritorno, lasciamo stare le,
tutte le divagazioni diaristiche, queste che sono tanto diffuse e che non sono poesia. Ma se c'è un ritorno dell'io è perché questo aver creato il mondo e averlo reso unico, ma soprattutto il fatto stesso che un sistema economico capitalistico, come dire, trasmette, come dire, si disfa delle proprie responsabilità, e cioè del fatto che crea profonde insicurezza, spostandole sull'individuo e facendolo diventare insicuro, fa sì che questo io adesso si interroga sul suo senso. Cioè, tutta la precarietà che produce il sistema capitalistico, un sistema di produzione capitalistico, perché questo è quello che governa il mondo, è inutile nasconderselo, certo. È una precarietà che non è soltanto una precarietà economica, è anche una precarietà di senso, di identità. E probabilmente questo, non l'io lirico, ma questo recupero dell'io nella poesia, questo ritorno, questo fantasma che aleggia nella poesia odierna, è possibile che sia il fatto che è un io che da una parte vive un tempo che chiamano antropocene, cioè un io che anche attraverso la tecnologia, no, diventa quasi o tende all'onnipotenza, dall'altro è inserito all'interno di un sistema economico che lo rende precario, che lo rende insicuro, che lo rende fragile, o per usare un bellissimo aggettivo che tu usi molto spesso nel tuo libro, friabile. Io me lo sono spiegato così. Tutto questo, diciamo, va reso in poesia, c'è chi ci riesce molto bene, come Gabriele, e poi invece ci sono molti altri che hanno una tentazione mettersi al centro la loro opera poetica e i risultati però non vengono raggiunti. Cioè il problema non è tanto l'io, c'è sempre, perché quando scrivi, lo stesso fatto di scrivere, c'è un autore, no? L'autore, non possiamo uscire fuori dall'autore. Però credo che i risultati non sempre siano splendidi. Voglio dire, problema grande che ha bisogno, per esercitarsi, di trovare un contesto di parole giusto. Non so se mi sono spiegata. Cioè, non è tanto mettere o non mettere l'io c'è sempre, quanto con quali strumenti decidi di farlo partecipare, ecco, di farlo entrare. Gabriele, tu cosa ne pensi? Allora, no, la reazione all'io è semplicemente la reazione alla poesia romantica, cioè a questo. Allora, pensate che cos'è l'io dei poeti petrarchisti? Sì. È un io, boh! Sì. Non fanno altro che replicare la stessa immagine. Sì. Nessuno può identificare. Allora, in realtà quello che ci dà fastidio è quella ipertrofia dell'io che si è creato con il romanticismo, che è l'io borghese. Sì, sì, certo. Ma quello borghese è andato in pezzi, ha ragione Marilina da questo punto di vista. Ormai abbiamo a che fare con i pezzi, con i cocci di questo io. Quindi, secondo me, bisogna ritornare a avere quell'uso modesto dell'io che avevano i poeti antichi. Perché l'io di Dante, uno lo sente così tanto di Dante, l'io di Cavalcanti lo sente così tanto di Cavalcanti. Sembra un io corale, sembra un io di una posizione. Allora, Shakespeare, per esempio, adesso, visto e considerato che abbiamo una possibilità di lettura, io pensavo che di offrirvi come lettura, perché l'ho scoperto relativamente da poco, ho detto, sto licenziando, spero che a ottobre dovrebbe uscire questo Meridiano, appunto, Beckett. Studiando Beckett, diciamo, negli ultimi tempi, ho scoperto anche nei suoi quaderni, diciamo, finali, quelli praticamente della fase finale della sua vita, che lui aveva in progetto un'ultima pièce che non ha mai scritto, sulla lettura di un sonetto. In questa pièce ci sarebbero stati dei personaggi che leggevano un sonetto, e questo sonetto era il sonetto 71 di Shakespeare, che ovviamente, essendo nella raccolta Lettere a Valentinov, io ve lo leggo perché naturalmente è un omaggio
sia a Shakespeare e anche a Beckett, appunto a questa. E qui sentiamo un io molto forte, perché è l'io del poeta che sta immaginando la sua morte, ma è Shakespeare o è ciascuno di noi? Allora, non piangermi più a lungo alla mia morte del lugubre rintocco di campana che annuncerà che dalla vita vana dei vili vermi son fuggito a corte. T'amo così che a leggere per sorte questo verso dimentica la mano che lo scrisse. Desidero lontano da te il dolore anche del mio ricordo. E se ai miei versi mai non sarai sordo, quando sarò tutt'uno con la creta, nemmeno dentro te serba il mio nome, si spenga l'amor tuo con la mia vita, così nessun saccente saprà come schernirti perché mi rimpiangi morto. La trovo una bellezza, sto sonetto. È straordinaria, straordinaria, sì. Shakespeare sapeva come scrivere i sonetti, porca miseria. Ma perché non lo leggi in inglese? Facciamo la comparazione. Ce l'hai? No, dovrei trovarlo adesso. Dovrei arrampicarmi sulla sezione 600 che sta in alto. E allora, penso io vorrei chiedere se Elisabetta D'Estacio, Mariella De Santis volevano dire qualcosa, altrimenti poi vi saluterei tutti e chiuderei la riunione ringraziando Gabriele. No, facciamo una seconda puntata perché io ho tante domande. Facciamo la prolunga. Ora non so se... Saranno in sospeso, diciamo. Mariella o Elisabetta vogliono dire qualcosa? Grazie, ma io almeno sono ancora troppo dentro le cose ascoltate. Gabriele, ricordo, l'abbiamo pubblicato tanto in Smerigliana quando all'epoca io lavoravo con Enrico, ma a parte quello, e quindi no, dico, c'è stata una cura anche dell'autore dalla rivista verso i lettori, ma poi ovviamente il suo percorso lo frequentiamo con grande interesse e attenzione. E grazie, sono ancora tanto dentro quello che è stato detto, è presto per me per dire qualcosa ora. Grazie. Bene. Allora facciamolo lei, scusami Certa, concludiamo con una lettura, visto che abbiamo parlato tanto ma ha letto poco. Scusate, posso... Cosa vuoi dire? Elisabetta, volevo dire una cosa, Elisabetta. Ciao. Sì, ciao. Volevo dire... Siete solo in foto, però. A Gabriele che... Ciao Gabriele, sì. Pretenderei una seconda puntata, cioè bramerei una seconda puntata, come diceva pure prima giustamente le compagne di questo incontro. Anch'io mi trovo d'accordo con Mariella De Santis sono veramente rimasta colpita, come rimasi colpita già durante le tue cose, subito prima di essere premiato, subito, anche dopo a cena, e poi abbiamo scambiato qualche chiacchiera. Mi piacerebbe veramente che ci fosse la possibilità di poter approfondire tutte le tue opere. Sì, sono quella col caschetto. E quindi sì, insomma, spererei. Se la caschetta, esattamente. E c'hai anche un piccolo ritardo. E in una seconda occasione di approfondimento, ecco, rispetto alle tue scritture. Tra l'altro, le sento molto vicine, anche politicamente parlando. Okay. Se posso dirlo. Puoi dirlo, è bellissimo questo. Viva Dio. Allora, io farei leggere, proprio perché si parla di Beckett, agli sgoccioli, perché mi è venuta curiosità di sapere come
lui legge queste poesie, se questi versi, se Chat è ancora in grado di mandare la schermata delle poesie, capirete perché. Agli sgoccioli, sì, perché hai il libro e a pagina 115. Aspetta, vediamo un attimo, perché ho tolto la presentazione. Vabbè. No. E poi quello di pagina 153, perché a me piace tanto. Questo dell'io ad quell'albergo ore, che è il pronome, è bellissima questa frase. Guarda, non riesco più a entrare nella presentazione. Vediamo un attimo. Faccio vedere io come sono, com'è la parola. Si vede come è sita, sì, la parola dentro il foglio. A fisarmonica, mi ricordano molto certe cose di... A fisarmonica. Ma non sono così, non sono tutte così, eh? Cambia, la posizione della parola cambia. Mm-hmm. Man mano che va avanti il verso. Vediamo come, sentiamo come la legge, Gabriele. Allora, che pagina hai detto? 115. Sono la struttura fisarmonica, come in certe case di Pellerani, che hanno richiesto la legatura e l'impaginazione diversa, un'impaginazione non orizzontale ma in certi casi verticale. Ecco qui, certo, struttura fisarmonica. Un secondo, probabilmente sono curiosa anch'io di sentire la lettura. E probabilmente sarà tutto un salire e scendere di voce. Vediamo. Ecco qua. Sì. Ecco. Ok. Perché c'eravamo spersi. Nemmeno ci siamo ritrovati, sparsi, intatti, in troppi, infetti, finanche fra i fossi, i sentieri, le selve, a volte a frotte, a coppie, oppure spaiati da sempre. Sarà la sorte o al contrario la colpa di cui è gravida persino l'erba che infesta il suolo, rodendo la roccia, ma il fatto che non c'è festa di vita che non sia già di suo omicida, segna la rotta incerta, in continuo squilibrio di quante e troppe morti sto vivendo, di tante vite stesse sto morendo. Bravo, bravissimo, bravissimo. Io devo recuperare, ecco, che bella, la visibilità. Che bella. Allora, bellissimo, grazie. Scusate, io vi saluto, devo proprio andare, grazie infinite. Ciao, ciao. Allora, ciao Mariella, ciao. Niente, ho percepito questa lettura in discesa, è una discesa, mentre nella posizione delle parole mi faceva pensare più a una serie di alti e bassi, invece tu la
e segui andando in calare, in calando. Sì. Va bene, allora ringrazio tantissimo il nostro autore premiato per la sessione poesia edita Gabriele Frasca, grazie. Vedremo di trovare un punto per seguitare una seconda puntata online o anche dal vivo, se qualche volta tu puoi venire a Roma. Ci sono tra l'altro delle altre iniziative, poi ti dirò alle quali vorrei invitare. E ringrazio molto Marilina, Giaquinta, il pubblico che è intervenuto, pochi ma buoni, che ci seguono sempre. Ricordo che la registrazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul canale YouTube della Biblioteca Elio Pagliarani, dove si possono trovare tutti gli incontri che abbiamo fatto da remoto e anche in presenza, credo negli ultimi 3 anni, mi sembra sì, 3 anni. Dal Covid in poi abbiamo cominciato a farli così ed è una buona cosa perché rimane un segno con la registrazione. Il prossimo appuntamento lo avremo dal vivo a Bocchignano per un piccolo borgo molto antico incontaminato della Sabina, e ci saranno delle letture di poesie dal vivo di alcuni poeti sabini e romani. Per il resto ringrazio tutti e chiudo la registrazione salutandovi. Arrivederci, grazie, arrivederci. Ciao. Arrivederci, ciao, grazie Gabriele, grazie, ciao. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Gabriele. Ah, sì. Ciao. Ciao. Fina, ciao.